Sure. There are always limits. But the complex nature of the act and the emotional residue is the word I would use, but aftermath or can be something that has many layers to it, and so you can, depending on how deep you decide to go, you know. And there's also the stages beyond the action, and that there's also the healing process of it, because these are all important parts of what I'm talking about, and what people that I have gone through, or, you know, people that have gone through the same things that I have, these are all important stages that we all go through. And it's 10 years since my own, or 11 now, but it could be 2 for someone else, 2 years, 2 months, 20 years. But all of that time only morphs how that affects your life. It never really goes away. Dopo aver vissuto quello che ho vissuto io, hanno diversi livelli e dipende dalla persona come vuole vivere, come vuole iniziare il proprio processo di guarigione. Per me fare arte è un processo di guarigione, ci ho messo ormai sono quasi 11 anni da quando ho avuto questa brutta esperienza, per altre persone possono essere 2, possono essere 5, cambia da persona a persona, ma di sicuro può essere un processo di guarigione e... Oh, I said that it affects you differently over time. Okay. And as time passes, you know, it never really goes away. I describe it like this. A tree is still a tree, even if it has a knot in it. But that knot becomes a part of the tree, and it still grows into what we recognize as, but it becomes a portion of that. But that makes any sense. Che questo processo di guarigione poi cambia con il tempo, e comunque non se ne va, questa brutta esperienza non potrà mai andarsene. E lei fa l'esempio di un albero, che un albero è sempre un albero anche se ha delle deformità, no? Delle deformità nel proprio tronco e nei propri rami, ma continua a crescere, e queste deformità fanno parte dell'albero, non se ne vanno. Esatto, rimane sempre così con me, rimane sempre in me l'esperienza che ho vissuto. So I guess my answer would be how can there be limits to something that never ends? But in the same respect, those limits sort of expand because of the way that it changes within you. Quindi, rispondendo alla domanda, sì, penso si possa considerare un limite, però come possiamo dire che questo sia un limite? Dato che comunque è un'esperienza che non finisce mai, che mi porterà sempre via. Però questi limiti in un certo senso si possono espandere, perché dipende tutto da come vivo queste sensazioni, questa esperienza dentro di me. Però non modifica il tempo, no? They're gonna change with time. Noi abbiamo avuto un'esperienza a Los Angeles, abbiamo avuto il mese della fotografia, si chiama Mopla. Ci sono state 2 installazioni, tra cui questa è un'installazione che rappresentava 3650 occhi suoi nell'arco di 10 anni. Ed era un'installazione molto forte, così come questa, insieme in una stanza. E naturalmente noi eravamo anche curiosi dall'impatto che il pubblico potesse avere all'interno di questa stanza. Quindi mi chiedo a Jessica la reazione, no? Che la gente ha ogni volta che guarda le tue immagini, insomma, cioè,
questa sorta di fastidio, di disturbo, no? Di molte persone non hanno voglia neanche più di guardarle, ci fa un secondo forse, però ci sono persone invece che si vogliono chiedere senza sapere poi perché, no? Di questo processo, perché l'hai fatto, perché hai scelto quell'elemento, no? Quel frammento dell'elemento del tuo corpo poi alla fine. Quindi se voglio capire la reazione, se hai avuto appunto un approccio forte o comunque sensibile nel tuo lavoro e nella tua esperienza personale. I get a wide range of reaction from crying to people who have a protective nature, who want to be protective even after the fact. I also get questions, a lot of questions, a lot of time, and I get a lot of people who will thank me because they have had experiences themselves, and so it's healing for them. What I always find most interesting is that typically it's... I'm sorry. Thank you. Sicuramente ho una serie molto diversa di reazioni. Ci sono persone che piangono, persone invece che vogliono essere molto produttive, altre invece che si fanno delle domande e poi mi fanno delle domande perché vogliono capire, e altre ancora che appunto avendo vissuto loro stesse queste esperienze trovano anche loro che sia un senso di liberazione, un processo di guarigione. What I was going to say is what I find really interesting is that I've had equal number of men as women. Quello che trovo molto interessante è che non c'è molta differenza tra il numero di donne e di uomini che hanno queste relazioni. Sono quasi lo stesso numero. Non c'è differenza. And they're telling me about their experiences, not just out of being protective or something, but these are people that say to me, you know, thank you, I've had an experience like this. So it's, I mean, that was the enlightening thing for me, even though I had known that from statistics, that it's not just an epidemic or a thing that happens with women, it's a thing that happens with men as well. Se tutte queste donne, questi uomini mi raccontano delle proprie esperienze e mi ringraziano, e quindi non... Io sapevo anche di tramite le statistiche che c'era questo un grande numero sia di uomini ma anche sia di donne ma anche di uomini ad essere stati coinvolti in queste esperienze di violenza sessuale, e comunque averlo vissuto direttamente mi ha in un certo senso illuminato. L'ultima domanda, no. Actually, I want to ask you something else, okay. But it's about your work, actually, this work, okay. This information. Okay. Ma ti volevo chiedere, questo oggetto che tu usi sono ami di pesca. E quindi è una metafora, no? Perché poi questo corpo diventa un'esca, no? Quindi... And is it a metaphor because this body becomes... You know, each piece. Yes. Yes. That was the purpose of it, because the purpose of using the fish hooks was that it was as if each part of the body, no matter what part of the body, felt like bait. Sì, questo era proprio lo scopo dell'utilizzo degli ami da pesca, perché volevo far capire, volevo rendere ogni parte del corpo come un'esca. When it's the reason why. When you have the experience of feeling like you've become an object as opposed to a person. Il motivo perché con questa esperienza tu volevo rappresentare il fatto che si diventa un oggetto.
something that is being used to reel something in as opposed to a whole figure of beauty. It's seen as individual parts, so. Okay, volevo